Una carneficina, 7 morti ammazzati in 2 distinti agguati a Castel Volturno, comune della Riviera Casertana. Gli inquirenti ipotizzano una terribile vendetta dei clan dei Neri, organizzazione nigeriana al servizio della cosca dei Casalesi che gestisce il racket della droga e della prostituzione, contro nuovi soggetti criminali emergenti. Non è vero. Non è vero. È datata 18 settembre del 2008, la più grave strage nei confronti di migranti mai avvenuta in Italia. E avviene a Castel Volturno, in un territorio martoriato dal degrado, dall'abusivismo e dalla criminalità. Qui a Castel Volturno esiste ancora il caporalato. Sulla Domiziana, alle 5 del mattino, è già in moto il mercato del lavoro nero, del sesso e dello spaccio. È in un contesto del genere che nella notte di San Gennaro un commando irrompe in questo negozio etnico in località Lago Patria. Il bilancio è di 6 morti, tutti migranti residenti sul territorio, tutti innocenti. Si trattò di un atto intimidatorio del clan dei Casalesi verso la comunità africana. Ma nei giorni successivi all'eccidio si raccontò tutta un'altra storia. Gianluca Castaldi lavora per la Caritas, si occupa di assistenza legale e vertenza in difesa dei migranti del territorio. È lui a chiarire quali furono le reali motivazioni della rivolta del giorno successivo. Generalmente si pensa in maniera errata che la rivolta di quei migranti del giorno dopo fosse causata dal fatto della strage. La vera causa che portò alla rabbia e quindi alla rivolta fu il fatto che i giornali cominciarono, a telegiornali soprattutto, a parlare del fatto della strage come una resa di conto per via di questioni di droga. Quando ci fu la strage di Casa Cultura, nessun giornalista era qua a livello nazionale, nessuno venne. Etichettarono la questione di droga. La rivolta ha fatto in modo che i giornalisti venissero e cominciassero un po' ad andare un po' più a fondo su quella che è la realtà di Castel Volturno, sullo sfruttamento lavorativo, abitativo, la strada. Il fatto in sé sicuramente mostra tutte le contraddizioni della stampa e dell'informazione italiana. Che sia cambiato qualcosa dopo? No, onestamente. Al chilometro 33 della Domiziana incontro Antonio Casale, direttore del centro di accoglienza Fernandez. Dal 96 la struttura offre assistenza ai migranti del territorio. Gli immigranti arrivano a Castel Volturno perché qui c'è una grossa comunità ormai stabile da 20 anni e più, e perché c'è una grossa disponibilità di abitazioni. Quindi questa è una sorta di purgatorio, una sorta di limbo in cui si passa a volte anche qualche anno, perché ripeto, la burocrazia è pesante oppure altri motivi. Ma perché proprio Castel Volturno è diventato un pezzo d'Africa trapiantato in Europa? Questo è un territorio che è stato devastato dalla speculazione edilizia negli anni 70, si è costruito di tutto di più col miraggio di fare di questa la Rimini del Sud, un grande luogo turistico, ma siccome è stato fatto in dispregio di qualunque piano regolatore, eccetera, era evidente che questo sogno non si potesse realizzare. Ed eccolo il sogno infranto di Villaggio Coppola, o almeno di quello che ne resta. Costruito con superficialità e senza lungimiranza, è oggi uno dei simboli del degrado urbanistico e soprattutto di quello sociale, che è la vera causa scatenante dell'immigrazione senza integrazione. Eric Andrus viene dal Ghana, è in Italia da quasi 10 anni e ricorda bene cosa successe in quei drammatici giorni. In quella strage ha perso anche un amico, che dai media venne ritenuto un criminale. Poi mi ha chiesto se puoi dare anche 5 euro, perché lui non c'è niente addosso. Ho sentito che hanno sparato 6-7 persone dove abita lui. I giornali cosa dissero il giorno dopo? Cosa scrissero i tuoi giornali? Dici che è tutto spacciatore, tutto questo, invece non è vero. Se per esempio lui spaccia, che viene a fare qua per prendere 5 euro, un po' di pasta, tutto questo? Perché secondo te hanno detto delle bugie? Perché da lì, secondo me, loro non sai che cosa devi scrivere. Per questo anche noi cominciamo a fare tutto questo sulla strada.